tremano le pareti, evacuata la scuola media di Ponte Amoriano, l'allarme lanciato da alcuni insegnanti che pensano ad un terremoto. Dall'ispezione dei vigili del fuoco non risultano danni strutturali. Riqualificare le officine Lenzi, presentato il master per neolaureati in architettura e ingegneria dedicato alla riqualificazione delle storiche officine di San Concordio. Una fondazione intitolata Califano, l'idea per aiutare i giovani artisti emergenti è stata lanciata nel corso della serata promossa a Montecatini dagli amici di Bagni di Lucca. Lo sport Thermal Lucchese fuori secondi, sfida ad alta quota per i rossoneri sul neutro di Castelfranco Veneto. Ancora fuori Nazareno Tarantino, mister Pagliuca conferma la squadra che ha battuto il San Colombano. Viareggio Prato, il derby vale di più, bianconeri alla ricerca della prima vittoria contro la compagine laniera che è ancora imbattuta. Rientra Lorenzo Benedetti e Miggiano ha il dubbio a sinistra tra Peverelli e Falasco. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura quindi, quanto è successo questa mattina alle scuole medie di Ponte Amoriano? C'è stato un allarme per le vibrazioni delle pareti al secondo piano dell'edificio, si pensava a un terremoto, in realtà di terremoti non ce ne sono stati. Comunque i vigili del fuoco sono venuti alla scuola per fare un'ispezione e non hanno trovato danni strutturali, tanto che la scuola riaprirà regolarmente lunedì prossimo. Comunque vediamo il servizio. Lezioni interrotte, scuola evacuata per quella che è sembrata essere una scossa sismica. È accaduto alle medie Buonarroti di Ponte Amoriano. In realtà non ci sono stati terremoti e dai controlli dei vigili del fuoco non sono emersi danni strutturali alla scuola, che quindi riapre regolarmente lunedì. Rimarrà però chiusa un'aula dove è stato trovato rotto un vetrino per il monitoraggio delle crepe. Tutto è iniziato nel corso della ricreazione, quando gli studenti si trovavano all'esterno dell'edificio. La vicepreside e altri insegnanti che si trovavano in un'aula al secondo piano hanno sentito vibrare le pareti, come accade durante una scossa sismica. Poi, andando nell'aula accanto, si sono accorti che si era staccato un frammento da un vetrino per il monitoraggio di una crepa sul muro. A quel punto la vicepreside ha deciso di dare l'allarme. Gli studenti sono stati fatti rimanere fuori dall'edificio e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Lucca che hanno condotto un'accurata ispezione, recandosi anche sul tetto dell'edificio. Dall'ispezione dei vigili non sarebbero però emersi segnali allarmanti, ovvero non sono state riscontrate lesioni strutturali all'edificio e non sono stati trovati frammenti di vetro o calcinacci sul pavimento sotto il vetrino segnalatore rotto. Segno, hanno riferito i vigili, che la rottura del vetro non è da ricondurre ad un evento verificatosi questa mattina. L'aula però a questo punto rimane sotto monitoraggio. La stanza è stata chiusa e il vetrino segnalatore sarà sostituito. Rimane inspiegata la causa della vibrazione avvertita dalle insegnanti. Di certo non è stato un terremoto, dato che non c'è traccia di scosse sismiche a quell'ora nella nostra zona. La vibrazione potrebbe essere stata provocata da un mezzo pesante transitato sulla strada davanti alla scuola, ma tutte le ipotesi rimangono aperte. Di sicuro, hanno detto però alcuni genitori, questa scuola avrebbe bisogno di qualche intervento da parte del comune di Lucca. Il distacco di calcinacci e le crepe, non solo all'esterno della scuola, sono evidenti a tutti. Le altre notizie di cronaca, rimaniamo a Ponte Amoriano perché nel pomeriggio c'è stato un incidente stradale in via nazionale, uno scontro frontale tra due auto, un giovane di 27 anni di San Michele in Escheto è stato portato d'urgenza all'ospedale Campo di Marte, è in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Singolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze a Ponte Tetto, è accaduto quando un bus navetta a bordo del quale si trovavano degli studenti è transitato sopra un dosso artificiale in via di Vitricaia. Per cause ancora in corso di accertamento si è improvvisamente aperto il vetro posteriore che funge anche da uscita di sicurezza della navetta e due studenti che si trovavano proprio sul fondo della navetta sono finiti fuori dal mezzo atterrando sull'asfalto. I ragazzi sono finiti al pronto soccorso, fortunatamente però senza gravi ferite. Per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto è intervenuta la Polizia Municipale di Lucca che sta verificando se i ragazzi fossero seduti correttamente all'interno della navetta.
Cambiamo argomento, un master per neolaureati in architettura ed ingegneria è stato presentato in comune a Lucca. Tema di questa 13ª edizione del corso sarà la riqualificazione delle ex officine Lenzi a San Concordio. Presentato a Palazzo Orsetti a Lucca, il master post-universitario promosso dalla Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca, in collaborazione con Celsius e l'Università di Pisa. Il tema di questa 13ª edizione sarà la riqualificazione e la riconversione degli spazi delle ex officine Lenzi a San Concordio. Il progetto è infatti realizzato con la collaborazione della società Seven S.p.A., proprietaria dell'immobile. Le domande scadranno il 15 novembre ed i corsi inizieranno il 5 dicembre. Alla fine del master i progetti verranno sottoposti ad una giuria e premiati durante una mostra aperta alla città. Lo scopo del progetto è quello di ritrovare finalmente una destinazione per un'area immensa che da ormai più di 30 anni rimane inutilizzata e che con i suoi quasi 20.000 metri quadri rappresenterebbe un'immensa risorsa urbanistica se ben sfruttata. Il corso è destinato a 25 neolaureati in architettura ed ingegneria. Nel corso degli anni il master si è occupato anche della riconversione, tra gli altri, dell'ex manifattura tabacchi e dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano. Notizie riguardanti l'alluvione in Valle del Serchio, fortunatamente si tratta di buone notizie. La strada provinciale 37 di Fabbriche di Vallico è riaperta a tutti i mezzi con un senso unico alternato regolamentato da semaforo. E lunedì riapre invece la scuola d'infanzia di Castelvecchio Pascoli, che era stata chiusa appunto per le conseguenze dell'evento alluvionale. Infine, il Comune di Barga informa che sono già disponibili le schede di segnalazione danni provocati dall'alluvione del 20 e 21 ottobre. Le schede possono essere ritirate presso l'area lavori pubblici in via Roma. Torniamo a Lucca. La Fondazione Mario Tobino ha organizzato una tavola rotonda il cui tema principale è stata la necessità di un ritorno a fare cultura. La vitalità della cultura in un momento di ristagno e la necessità progettuale sono i due temi intorno ai quali si sono sviluppati gli interventi del professore Giulio Ferroni e della dottoressa Gloria Manghetti, direttore del gabinetto VSE di Firenze, all'interno della tavola rotonda dal titolo Idee per la cultura a necessità del presente, organizzata dalla Fondazione Mario Tobino. Presente all'incontro gli studenti di alcune scuole superiori di Lucca, le nuove generazioni verso le quali è indirizzato il lavoro della Fondazione. Il direttore Marco Natalizzi spiega ai nostri microfoni cosa è emerso dal seminario. Fondamentalmente quello che è emerso è una cosa a cui noi tenevamo moltissimo, e cioè che la Fondazione Tobino, come anche altre fondazioni di questo tipo, debbono essere assolutamente strumenti per i giovani e per chiunque intenda occuparsi di cultura e di sviluppo del territorio. Questa è la matrice fondamentale della ragione di una fondazione. Poter mettere il pubblico in condizioni di intervenire nella realtà che gli sta intorno. Una notizia di politica. In questa foto vedete il capogruppo del PD a Lucca, Francesco Battistini, che consegna la tessera del Partito Democratico a Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Capannori. Del Ghingaro era senza tessera per contrasti con il partito a Capannori, tanto che alla fine del 2012 aveva rotto con il partito, dichiarando sulla sua pagina Facebook: «Lascio il Partito Democratico e torno un uomo libero». Dopo che il sindaco di Lucca Tambellini gli ha proposto di prendere la tessera tramite i circoli lucchesi, però Del Ghingaro è tornato sui suoi passi. La vicenda è stata letta come una mossa del sindaco di Lucca Tambellini per rinsaldare l'alleanza con Del Ghingaro per contrastare l'avanzata dei sostenitori di Renzi in Regione e a Lucca. Cambiamo totalmente argomento e andiamo a vedere le immagini della serata organizzata a Montecatini in ricordo di Califano, di Franco Califano, il cantante scomparso pochi mesi fa, serata organizzata dagli amici di Bagni di Lucca. Una serata che sarebbe piaciuta al Califfo, quella organizzata a Villa Patrizia di Montecatini Alto dai suoi amici di Bagni di Lucca. Musica, spensieratezza e solo un pizzico di malinconia, nel ricordo di uno dei più grandi autori ed interpreti della musica italiana recente. A condurre la serata, promossa da Fabrizio Giovannini, la giornalista sportiva Barbara Scarpettini di Sky,
che al microfono ha raccolto testimonianze ed aneddoti sulla vita di Franco Califano da coloro che l'hanno conosciuto nel periodo in cui il cantante ha vissuto nella città termale. Al telefono è intervenuto anche il musicista Tullio De Piscopo, impegnato in tournée con Pino Daniele. E a rievocare la musica del Califfo ci ha pensato il maestro Roberto Bianchini, che ha riproposto le sue più belle canzoni. Ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. Nel corso della serata un annuncio importante. Parte da Bagni di Lucca l'idea di intitolare una fondazione a Califano che possa occuparsi di sostenere i giovani artisti che vogliono emergere nel campo della musica e dello spettacolo. Con soddisfazione dico che è partita proprio da noi l'idea qui da Lucca di creare una fondazione in memoria di Franco Califano. Ne abbiamo già parlato con gli amici di Roma e in particolare con Antonello Mazzeo e ci vedremo a breve per tirare giù un po' tutte le condizioni di questa fondazione. Un'iniziativa che, se riuscirà a decollare, legherà definitivamente il nome di Califano a quello di Bagni di Lucca e della Lucchesia. Al pronto soccorso di Lucca non c'è il diritto di precedenza per le persone disabili. L'argomento è stato sollevato dall'ANFAS, associazione che si occupa delle disabilità intellettive, che ha raccolto la protesta di una mamma di Lucca. La signora ha accompagnato il proprio figlio disabile psichico al pronto soccorso per una gastroenterite con rischio di disidratazione, ma ha dovuto attendere ben 3 ore prima della visita. E a quel punto non è più stato possibile fare gli esami al ragazzo, ormai in preda all'ansia e alla paura. Prima di chiudere vi ricordo che questa notte torna l'ora solare, orologi indietro di un'ora, quindi alle 3 di stanotte ci sarà la possibilità di dormire un'ora in più. È tutto per questa prima parte del TG, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo torniamo con le notizie dello sport.